Giovanni Bazzocchi dell'Università di Bologna, del Centro Studi e Ricerche Agricoltura Urbana e Biodiversità. Ci spostiamo in questo caso da Milano a Bologna. Sì, grazie, buonasera a tutti. Sì, volevo prepararmi la presentazione in dialetto bolognese in onore delle tipicità culturali, oltre che colturali, ma poi mi sarei dovuto portare dietro il traduttore, non era il caso. In più, nonostante vivo a Bologna da 35 anni, anch'io purtroppo il bolognese ancora non lo mastico molto bene. Farò un escurso un po' rapido su quello che è successo a Bologna negli ultimi anni su questo argomento, sull'agricoltura urbana e periurbana. Cercherò di appunto essere molto breve, perché poi invece volevo proporre una riflessione finale. Bologna si è autodefinita, ma insomma in qualche modo è vero, la città degli orti, nel senso che la città italiana con il maggior numero di orti urbani comunali, quindi allotments, appezzamenti comunali dati in concessione ai cittadini che possono coltivarlo. Questo perché già dagli anni 80, inizio anni 80, forse anche fine anni 70, col sindaco Zangheri, furono create alcune aree di appunto orti urbani cosiddetti allora, anzi che dopo sono stati definiti degli anziani, perché erano stati affidati a persone in pensione sostanzialmente. Ovviamente questi orti urbani si sono sviluppati nel corso dei decenni, ma sempre in maniera un po' così sotterranea, in aree non propriamente centrali, o cui non è stata data forse la centralità, benvenuto, che meritavano. Erano perché stanno cambiando le cose, anche un po' bruttini, no? Con questi reti, cose, eccetera, eccetera. E, dopodiché negli ultimi, diciamo, gli ultimi 10 anni, sono cambiate delle cose. Innanzitutto sono nati alcuni mercati contadini, di produttori locali, prima così un po' spontaneamente, dopodiché si sono auto-organizzati in un'associazione che si chiama Campi Aperti, che forse conoscete tutti, e, dalla quale è nato, o comunque in parte è nato anche da lì, il movimento Genuino Clandestino e il film, eccetera, eccetera. E oggi questi mercati contadini sono mercati di prodotti biologici ma autocertificati, cioè in certificazione partecipata, che non vi sto a spiegare nel dettaglio di cosa si tratta, ma si capisce dalla parola. Sono in 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, in varie zone della città, ormai un'istituzione. Si sono poi moltiplicati, non ci sono solo più quelli di Campi Aperti, ma anche quelli per esempio di Mercato della Terra, di Slow Food e altri. Contemporaneamente, anzi un po' dopo, sono nate anche delle spinte di tipo diverso, legate più agli aspetti diciamo sociali, nel senso di diverse interazioni sociali, guerriglia gardening, gli orti comunitari, i primi abbozzi di orti comunitari, eccetera. Gramigna, per esempio, Terra di Nettuno, sono due delle realtà molto attive a Bologna. Nel 2010 ci siamo costituiti invece noi come centro studi universitario, credo che sia il primo forse in Europa, come centro studi universitario sull'agricoltura urbana e la biodiversità in ambiente urbano. In realtà non nasciamo a Bologna, cioè meglio nasciamo a Bologna, ma veniamo da esperienze principalmente altrove, all'estero, di progetti di sicurezza alimentare. Qui siamo nello stato del Piauí, nel nord-est del Brasile, abbiamo avuto esperienze e abbiamo tuttora esperienze in varie parti del mondo,
principalmente con comunità di donne. Come vedete, ci occupiamo principalmente di orti fuori suolo, semplificati. Queste esperienze sono state poi in qualche modo, siamo stati anzi in qualche modo invitati da in particolare un'associazione di studenti di agraria che si è costituita, che si chiama Biodiversity, che avevano conosciuto queste esperienze e hanno pensato di provare a riproporle anche nella città di Bologna. Nasce così il primo orto su un tetto di una casa di edilizia popolare, quindi un orto comunitario gestito dai residenti di questi edifici di edilizia popolare. È un tetto alto al 10° piano, in una zona ovviamente con problematiche. Qui comincia a entrare in gioco anche il Comune di Bologna. Un settore un po' particolare del Comune di Bologna, perché è il settore casa, un po' più particolare per quanto riguarda queste tematiche. Il settore casa del Comune di Bologna ci ha coinvolti appunto in questa zona qui. Noi avevamo proposto un tetto, diciamo, un orto su un tetto qualsiasi, loro ci hanno proposto questa area qui, che è un'area problematica di Bologna, eccetera. Questo progetto, che per quanto ci riguarda è finito, nonostante ovviamente continuiamo a frequentarlo, è andato avanti in autonomia da parte di alcuni appunto degli abitanti di queste case, e quindi oggi abbiamo questa una foto che risale ancora 3 anni fa, direi. Oggi c'è un orto molto rigoglioso in questo tetto, ovviamente non vi sto a raccontare con tutti i problemi che questo comunque ha comportato in termini di relazioni, eccetera, eccetera. Però hanno cominciato a relazionarsi, cosa che prima non è detto che facessero, come vedete. E ci abbiamo fatto anche delle feste, dei momenti di condivisione. E da lì poi sono nate altre situazioni, sempre con il settore casa del Comune di Bologna, in altre aree altrettanto problematiche. Questa è una aiola in una zona che si chiama Piazza dei Colori. E qui vedete alcune delle protagoniste, sia molto giovani che leggermente meno giovani, che sono appunto studenti, erano, adesso ormai sono laureate, studentesse di agraria di questa associazione che si chiama Biodiversity, con un occhio oltre che alla produttività, in questo caso e anche nell'altro, anche alla bellezza, perché crediamo che sia un fattore fondamentale appunto perché gli orti urbani possano essere un motore di cambiamento anche dell'aspetto della città. L'area Battirame. L'area Battirame invece nasce da una cooperativa sociale. Qui siamo in quella che io definisco la piccola Detroit di Bologna, nel senso che è un'area, zona Roveri si chiama, è un'area ex industriale e artigianale, con un fortissimo tasso di abbandono degli edifici per i propri motivi. Tasso che sta continuando nonostante siamo forse in una fase meno critica, diciamo, della crisi, ma in realtà quei modelli produttivi continuano a essere in crisi, quindi questi edifici, questi capannoni continuano a essere abbandonati. C'è un tasso di abbandono intorno al 40%. Il tasso di abbandono di queste proporzioni è estremamente grave da un punto di vista della gestione. Scusate, della gestione urbanistica, tant'è vero che Detroit, che ha avuto appunto una fase di questo genere, è fallita come città proprio su questo tema qui, su questa questione qua. Abbattere, non abbattere, il coraggio di abbattere, si tratta ovviamente di zone, il coraggio di abbattere significherebbe recuperare, cioè tornare indietro rispetto all'edificazione, diciamo, precedente, quindi dal punto di vista così delle politiche comunali non è una cosa, almeno in Italia, così facile da fare. Diciamo, in questa zona si sono fatti alcuni orti, dei campi in territorio comunale, e soprattutto sta
si sta proponendo da parte appunto di una nostra come Rescue e di una cooperativa sociale che si chiama Etabeta, come distretto dello studio del cibo a livello comunale, diciamo così, della filiera del cibo ovviamente. Perché qui c'è anche una cucina popolare nella quale si fanno le prime trasformazioni dei prodotti dell'orto e quindi c'è anche tutto il tema, stamattina si parlava anche di migranti, cioè tutto il tema della prima trasformazione, che sono pratiche che stiamo perdendo, proprio non sappiamo più come si fa una marmellata, come si fa un pomodori essiccati, come si fanno tutta una serie di appunto prime trasformazioni per conservare il cibo, perché il cibo viene prodotto in gran parte, almeno nelle nostre latitudini, in alcune periodi dell'anno, e poi però andrebbe conservato per i periodi in cui la produzione è minore, se parliamo di cibo ovviamente locale. E poi Arvaia, che è già stata citata più volte, abbiamo visto anche nel video, un bellissimo video del settore comunicazione di Expo dei Popoli. Questa è una realtà, a mio parere, molto importante, è la prima realtà agricola, di cooperativa di coltivatori e cittadini, entrambi contemporaneamente. Tutti coloro che partecipano a questa cooperativa sono cittadini ma anche coltivatori, che fa riferimento al Community Supported Agriculture, che è un tipo di agricoltura urbana e periurbana che si sta facendo modello, che si sta facendo largo in Europa e non solo in Europa, sul quale non mi dilungo per questioni di tempo, ma che fa riferimento ovviamente alla shared economy, a metodi partecipativi non solo di decisione su che cosa, quanto e come coltivare, ma addirittura di bilancio e gestione anche economica della cooperativa stessa. Orto per Tutti invece è stato un progetto prettamente del comune, cioè là un concorso di progettazione di nuove aree ortive, di due nuove aree, di tre che poi se ne realizzeranno probabilmente, speriamo, almeno due aree ortive comunali invece. Ha vinto un bellissimo progetto, ma soprattutto sono stati presentati tantissimi progetti da tutto il mondo in questo concorso. Di tutto ciò noi come Rescue, come Centro Studi Agricoltura Urbana e Biodiversità, ce ne siamo occupati anche attraverso due progetti europei. Il primo progetto Ortis, che era un lifelong learning program project, quindi di un progetto di formazione, legata però all'inclusione sociale, e che aveva come scopo quello proprio di formare una nuova generazione di formatori nell'ambito proprio dell'agricoltura urbana comunitaria, in questo caso, cioè di orti comunitari. Questo già è terminato nel dicembre del 2014, il secondo progetto invece attuale si chiama Urban Green Train ed è un progetto Erasmus Plus, che fa riferimento più a, l'imprenditorialità nel campo dell'agricoltura urbana. Quali sono, in parte da una ricognizione di ciò che già esiste, per cercare di capire quali sono i fabbisogni da parte di imprenditori attuali o possibili imprenditori del futuro nell'ambito dell'agricoltura urbana, e quindi provare a mettere in campo un vero e proprio percorso formativo a livello universitario in questo ambito qui, con un occhio di riguardo in relazione alla questione dell'occupazione ovviamente. Chi sono i protagonisti di tutto ciò, diciamo, di queste cose che sono successe e capitate?
Bologna è la tipica città, vedevo prima il disegno di Florence, in cui appunto ci sono tante barchette qua e là, tantissime, alcune un po' più grandi, alcune meno grandi, che a volte si incrociano, qualche volta si scontrano anche, qualche volta utilizzano la stessa scia, in maniera un po' confusionaria, ma tutto sommato ricca. I soggetti sono vari, associazionismo come abbiamo visto, cittadini in senso lato, ovviamente cittadini organizzati, l'università, che in questo caso ha contribuito a mio parere in maniera abbastanza significativa, e in qualche modo anche le istituzioni locali, benché con in modi un po' particolari, diciamo con non una pianificazione, neanche una capacità di regolare il tutto, però in qualche modo hanno contribuito sicuramente, e soprattutto la microimprenditorialità di carattere in particolare sociale. Abbiamo visto cooperative sociali, cooperative, altri tipi di cooperative, singoli contadini, singoli agricoltori. Vabbè, c'è un po' un riassunto degli orti urbani a Bologna. La riflessione che vi proporrei è questa. Ovviamente in tutto per questo percorso noi siamo partiti dal concetto, dal ragionare sul concetto di sovranità alimentare, come avete visto, ci occupavamo prima ancora di lavorare a Bologna di questo. E durante tutto il percorso, pur essendo noi dei contadini, cioè qualcuno che lavora concretamente sui progetti, ma abbiamo discusso ampiamente su questa questione. Il punto sul quale, come dire, noi ci incartiamo un po' è proprio il termine sovranità, permettetemi questa cosa, nel senso che non capiamo bene a chi dovrebbe essere attribuita, se si tratta di un processo dall'alto, questa sovranità esattamente, o comunque chi dovrebbe rivendicare questa sovranità. Se noi andiamo a zoomare sulle situazioni reali, di volta in volta potrebbe essere uno Stato, potrebbe essere un comune, potrebbe essere una comunità, un popolo, si fa fatica a concepire bene questa cosa. Quello che vedete è una macina manuale antica, dei tempi della Roma antica, che era un oggetto abbastanza comune allora, nel senso che l'esercito, ma anche insomma quando ci si doveva trasferire, ma anche probabilmente le singole case possedevano questo oggetto. Questo oggetto serviva per macinarsi ad esempio il grano o altri cereali, ma anche, come succedeva per esempio in Gargano, non lontano da qua, che è una zona ovviamente di produzione di olive, piccole quantità di olio ad uso privato, ad uso proprio. E questo oggetto si è perso nel corso dei tempi, e si è perso anche per un motivo. È stato trovato un editto della zona del Gargano, come dicevo, in cui c'era la pena di morte per chi possedeva questo oggetto, per chi aveva questo oggetto in casa. E questa è una cosa che ci fa, come dire, questa macina è, man mano che andiamo avanti con i tempi, tutte le macine che incontriamo che sono vietate in qualche modo, pensiamo alla questione dei semi, pensiamo alla questione dei bioinsetticidi autoprodotti, pensiamo a tutta una serie di questioni su questi temi qui che sono, come dire, dal punto di vista legale molto problematiche, e a nostro parere dovrebbe farci un po' riflettere sulla questione che forse potremmo cominciare a parlare non solo di diritto al cibo, nel senso di diritto all'accesso al cibo, anche se poi magari diciamo cibo di qualità, perché ci rendiamo conto che non è solo una questione di quantità di cibo, di accesso al cibo, ma anche, come abbiamo più volte sentito oggi,
di qualità del cibo, per cui ci sono molte persone che soffrono per malnutrizione, in senso di eccessiva malnutrizione, ma anche forse di diritto all'autoproduzione del cibo, perché questo significa anche diritto alla possibilità di decidere che cosa mangiamo. Vi cito quello che dicevano alcuni oppositori di Pinochet in Cile: non abbiamo più potuto fare politica, ci siamo ammessi a fare degli orti. Questo è indicativo, anche perché, come diceva, come recita un cartello in un community garden in New York, produrre il proprio cibo è un po' come stamparsi i propri soldi. E non dimentichiamoci comunque di fare anche festa in questi orti, in questi luoghi, perché è così che funziona poi la cosa, altrimenti fa fatica a funzionare. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, Giovanni.